va verso Caronte, vedete? Caronte è sotto quella montagna là. E qui credo stiano bonificando un po' la zona, perché la tromba d'aria di ieri che ha colpito dopo le 15 in questa zona, e passando anche per la Mece Terme, da qui verso la Mece Terme Est, vedete, stanno bonificando perché sono volati via molti molti Ethernet. Sapete benissimo che l'Ethernet contiene l'amianto, è un veleno per i polmoni. Vedete, ci sono all'opera degli addetti alla pulitura. Diciamo che anche noi dovremmo metterci una mascherina perché l'amianto è disperso nell'aria in questo momento. Molte abitazioni qui vicino hanno avuto danni, andiamo a vedere. C'è lei così che sta rimuovendo l'amianto, però molti sono senza mascherina, è pericoloso questo per noi. Chiederò se hanno una mascherina, qui incautamente i cittadini sono senza mascherina, ma è volato via un sacco di amianto, vedete? Questa abitazione, guardate quanto amianto c'è lì. Ecco. Questo cos'è? Disinfesta l'amianto, lo blocca? Che fa questo? Questo tipo di... Questo è incapsula la polvere di amianto. Incapsula, incapsula. Sì. Vedi i detriti qua che ci sono, vedi, vedi. Troppo amianto, molto pericoloso. Guarda l'amianto lì. E qua c'è gente che lo troppo... Senza cautela. Una bella pianta di fichi d'India. Mi dicono che c'è stato... I danni sono ancora più dentro, incanalandoci qua verso Caronte, Parco Mitoio. Ecco, stiamo andando nella zona del Parco Mitoio, Caronte, le terme di Caronte, vedete qui gli alberi spaccati dalla furia del vento, è stata una forza della natura incredibile ieri. Vediamo un po', c'è una macchina in mezzo alla strada. Credo che qui ci siano anni, sposo di whisky, c'è il sindaco Speranza. A vedere un po' i danni, eventuali danni creati dalla tromba d'aria qui a Caronte. Nel 2007 c'è stata una tromba d'aria a Lamezia che è partita da via Marcone, da dietro lo stadio dove c'è un traliccio Enel. Lì il vortice ha colpito le prime case, sfasciando tetti, facendo davvero. Guardate gli alberi qua, guardate gli alberi sradicati proprio lì. Guardate che furia che c'è stata ieri qua in queste zone. Diciamo che qui è una zona molto calda, ci sono le terme di Caronte, l'acqua è pure calda. Ieri c'erano 33 gradi alle 2, poi alle 3 è arrivata questa perturbazione e ha fatto danni qui. Un odore di zolfo incredibile. Ecco, guardate quanti alberi a terra di questo parcheggio. Guardate, guardate, è una cosa devastante proprio, guardate, guardate. Guardate l'amianto a terra così, lasciato così.
pure qua amianto, guardate, praticamente colpisce l'amianto, la tromba d'aria, la parte più debole della copertura. Sapete benissimo che è pericolosissimo l'amianto. Qui c'è un tetto di velto, guardate i danni che ha fatto a questa casa, manca tutto il tetto a questa casa, le tegole le ha volate via. Ecco, questa è la zona di Caronte, questa è una casa che poco fa dicevo dalla macchina, ma è volato via tutto il tetto a questa casa, guardate. E qua, qui vicino ho visto il sindaco che parlava con qualche televisione, vado un attimo a vedere. Volato via anche l'insegna.